Allora, state vedendo questo video? Se state vedendo questo video è perché ho appena comprato l'SD, non l'LSD, per la mia videocamera digitale nuova. Ho fatto quell'investimento. Sono molto contento di questo. Non mi sto suicidando, attenzione. Quindi, per come è iniziato il video, forse poteva sembrare quelle scene tipo da film. Se state vedendo questo video. Vabbè, a parte questo, oggi cosa è successo? E poi mi ricollego a tutto il discorso molto simpatico, motivazionale, introspettivo che volevo fare. Praticamente mi sveglio, anzi ieri sera siamo andati in un rooftop e mi si è scaricato il cellulare, è arrivato allo 0%, ok? Completamente a zero, si è spento, l'ho messo in carica, non si accendeva l'iPhone. Lo schermo sfarfallava, faceva... Ho detto perfetto, devo cacciare 700 euro dopo averne cacciati già 700 per il canale. Ma non è un problema, ho detto vabbè dai, facciamolo. Ho detto ok, andiamo al centro Apple qui a Lisbona. Troviamo una soluzione, non lamentiamoci di questa cosa perché le lamentele potrebbero essere state tipo che non sarei potuto andare a Madrid perché non potevo stampare i biglietti, non potevo pagare niente perché non ho cash, in realtà avevo tipo 100 euro giusti e tantissime altre cose, tipo non posso sentire i clienti, non posso messaggiare, non posso fare video, in realtà c'è sempre una soluzione perché ho trovato la videocamera. Sono andato a comprare all'Apple Store, stavo per andare a comprare il cellulare, no? E in realtà c'è l'iPhone 14, lo prendo lì in esposizione, lo stacco, metto il mio iPhone e inizia a caricarsi. Ho detto, ah, quindi molto probabilmente il caricabatterie. Ottimo, quindi ho comprato un caricabatterie e il cellulare si sta caricando, quindi good vibes. Nel mentre, nell'Apple Store in realtà non vendevano il cavo, ok? Mi hanno detto di andare in un altro negozio che si chiama Fnac. Fatalità, questo è l'universo che mi sta dando tutto quello di cui ho bisogno. Alla Fnac dovevo acquistare la micro SD per la macchinetta, tanto che sono andato alla Fnac e ho comprato la micro SD con cui sto iniziando a fare i video con questa videocamera, cosa che avevo rimandato da parecchio tempo, per parecchio tempo, ok? Lì, questa mattina, sto facendo salti, scusate se è un po' un casino. Questa mattina ho ragionato sulla mia immagine, del mio me ideale e ho detto, cavolo, io voglio essere la persona che tranquillamente socializza e parla con sconosciuti. Cosa è successo? Ho avuto l'occasione di vedere una persona così random con cui volevo parlarci, che diciamo che era una bella ragazza, e bam, mi sono buttato. Questa occasione è saltata fuori solo ed esclusivamente perché il mio cellulare era morto. Pazzesco. Quindi la morale di questa storiella qui è che tutte le cose brutte che capitano, vabbè brutte, se è morto il cellulare, non è che sia sta cosa... Ok. Le cose apparentemente brutte che possono rompere le scatole, in realtà è esattamente quello di cui hai bisogno. Anche in quella situazione lì c'è un qualcosa che devi conoscere, c'è una persona con cui devi parlare, c'è un'esperienza che devi fare che ti porta a migliorare o raggiungere un qualche obiettivo. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Però se la vedi in quest'ottica qui, tutte le difficoltà che stai passando in realtà è quello di cui hai effettivamente bisogno. Quindi cerco sempre di pensare che sono esattamente dove ho bisogno di essere nel mio percorso, per il mio percorso, attraverso il mio percorso. Quindi questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità, perché adesso ho la mia videocamera con cui potrò fare tanti bei contenuti Di altissima qualità, attenzione, questa messa a fuoco. quindi noi ci vediamo al prossimo video. Questo video è durato 4 minuti e 10, vedo l'ora di fare anni e anni di video. Questa è la mia passione, ragazzi, questa è la mia passione. E ci vediamo alla prossima con un'altra storiella di Andrea, questa è una nuova serie, si chiamerà Storielle. Se avete piacere di entrare in contatto con me potete scrivermi, lasciarmi un commento, lasciare un mi piace che mi fa sempre piacere parlarmi, perché poi a caso magari mi scrive un iscritto che ha bisogno di risolvere un suo problema, pam, entra in contatto con me, glielo risolvo e siamo tutti contenti. Ok, magari quella persona poi arriva ad aiutarmi in una cosa di cui ho bisogno io, no? Cioè, assurdo, assurdo. A volte basta parlare, basta chiedere, basta fermare le persone per strada, incontri un potenziale cliente, perché mi è successo anche questo. Assurdo. Assurdo. Ci vediamo al prossimo video. Restate sempre svegli e in campana.